Eccoci qua. Buonasera a tutti, bentornati alla Scienza di un Bicchiere. Scusate molto per il disguido, ma adesso siamo pronti a cominciare questo nuovo ciclo di seminari. Oggi abbiamo come ospite speciale il professor Marco Mucciarelli, che arriva direttamente da Trieste. Dove è direttamente è una parola grossa questo grafico. Arriva lentamente da Trieste, dove è direttore del Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, e oggi appunto ci parlerà del suo campo, della sismologia, dei terremoti, di vari aspetti di cui si parla molto e altri di cui si parla meno. E visto allora, senza indugiare, vi cedo la parola. Ma vi sentite? Intanto sono abituato a fare... Sì, se sentite facciamo senza. Bene, allora, buonasera, scusate di nuovo il... ritardo, me lo segno per la prossima esercitazione di protezione civile o terremoto, perché se il traffico meglio questo portare soccorsi sarebbe difficile. Allora, la sismologia è una scienza curiosa perché in realtà dopo un po' di anni che uno fa questo mestiere si rende conto che alla fine è come aver studiato medicina per fare solo autopsie, perché uno va in giro per il mondo e scopre che in Turchia, Nuova Zelanda, Italia o dove sia, la morale è la stessa. I terremoti fanno danni perché la gente è costruita o male o nel posto sbagliato. Queste sono le due spiegazioni che mediamente ci troviamo a confrontarci. Mentre le persone ti fanno sempre la domanda sbagliata. Ma visto che qua parliamo di la scienza in un bicchiere, peccato che si veda male, ma vi faccio vedere cosa ha a che fare il terremoto con i bicchieri. Allora, qua siamo in Nuova Zelanda. In questa città c'è appena stato un terremoto 2 mesi prima che ha ucciso 200 persone. Una festa di matrimonio, arriva il terremoto e la principale preoccupazione di questo signore è di tenere fermi i bicchieri del vino che non si rovescino. Vedete qua una signora di 80 anni che era già sotto il tavolo e nessuno è uscito dalle porte della sala. In Italia per un magnitudo 5-3 ci sarebbe gente che scappa per le campagne e la recuperiamo la settimana dopo. Sono passati 20 secondi dal terremoto, si rimettono a sedere e col vino salvato si ricomincia da dove si erano fermati. Allora, come si arriva a questo? Ci si arriva in vari modi, soprattutto non facendo la domanda sbagliata, cioè si prevedono i terremoti, che è esattamente come chiedere a un astrofisico cosa c'era prima del Big Bang. La fisica funziona dopo, non funziona prima, e purtroppo per i terremoti è esattamente la stessa cosa. Quindi c'è un punto, che è l'origine del terremoto, dopo la quale noi siamo abbastanza bravini a fare tutta una serie di cose e in realtà ci sono dei colleghi, geologi prevalentemente, che si occupano di una scala dei tempi molto lunga, che va dalle migliaia ai milioni di anni prima del terremoto che ci interessa, per cercare di spiegare perché i terremoti vengono lì in una determinata maniera, eccetera. Dopo che il terremoto è avvenuto, proprio dall'istante zero, sappiamo bene e sappiamo descrivere cosa succede sul piano di faglia, come si propagano le onde, come le onde si propagano praticamente fino a tutto quanto il globo. Il terremoto è un oggetto strano perché ci mette migliaia di anni per prepararsi e si esaurisce in meno di un'ora come fenomeno. Quindi è un oggetto abbastanza curioso perché normalmente noi siamo abituati a esperimenti o altre cose molto più controllabili di questo. Difficilmente noi studiamo degli oggetti che ci mettono migliaia di anni per preparare qualcosa che avviene nell'arco di pochi secondi. E questo significa che, come vi dicevo prima, noi siamo piuttosto bravini dal tempo zero in avanti a capire che cosa succede. C'è tutto un armamentario di cose, la meccanica della frattura, la teoria delle onde, le questioni dell'astrodinamica, ottica geometrica, meccanica dei terreni, per cui siamo in grado, però purtroppo più delle volte a posteriori, di spiegare che cosa è successo. Registriamo un terremoto e capiamo che cosa è successo. Allora uno gli viene il dubbio che forse c'è un modo più semplice di affrontare la cosa e di dire beh, è un interessante argomento scientifico, noi continuiamo a studiarcelo da un punto scientifico, però magari nel frattempo facciamo qualcosa di utile. Allora, sorprendentemente, per fare qualcosa di utile si scopre che non importa sapere perché vengono i terremoti. Tutto sommato, se avessero ragione i giapponesi, per cui siamo sul dorso di un grosso pesce gatto che quando si muove fa venire i terremoti, in fin dei conti noi ci limiteremo a contare quante volte si muove il pesce gatto e impareremo molte cose. Ci sono tanti processi in fisica che sono sostanzialmente delle scatole nere,
chi si occupa di radioattività mica pretende di studiare il decadimento di ogni singolo atomo, dice che in media il tasso di decadimento dell'uranio di un altro isotopo è un certo valore, o la temperatura di questa stanza è un'altra grandezza che noi misuriamo come media. Non è che misuriamo l'energia cinetica di ogni molecola qua dentro, diciamo che qua dentro ci saranno 27-28 gradi, quindi conosciamo quello che ci serve senza conoscere il procedimento in dettaglio. E in realtà molte persone se lo sono spiegate in molti modi, e la prova che per difendersi bene dai terremoti non importa conoscere l'equazione delle onde viene da questo sito, è il sito della Protezione Civile della Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda è un paese sostanzialmente popolato da due etnie, una anglosassone e una maori, e quindi loro hanno la preparazione ai terremoti che ha una parte che è sostanzialmente uguale, quella che viene dopo questa pagina, dove gli spiegano come difendersi dal terremoto, come uscire da una casa dopo un terremoto, cosa fare prima del terremoto, eccetera. E questo è spiegato allo stesso modo, non importa se siete inglese o maori, prima del terremoto o dopo dovete fare le stesse cose. Il primo è interessante perché agli inglesi viene spiegata come la faremo anche noi, no? Stile quark, la tettonica zolle, la Nuova Zelanda è su margine di placca continentale, tutte queste cose. Ai maori no, non gliene frega niente, per loro i terremoti vengono per colpa del dio Ruamoku, che è il figlio del dio del cielo e della dea della terra. Lui se n'è dovuto andare per una bega tra dei del loro Olimpo, lei era incinta quando lui se n'è andato e lui ha fatto un miracolo per cui il bambino non nasce, perché essendo i maori un popolo notoriamente poco bamboccione, il bambino diventa un guerriero, se ne va e abbandona la mamma, perché il bambino rimanesse con la mamma l'unico modo era non farlo nascere. Però un bambino nella pancia della mamma scalcia, e quindi il dio nella pancia della terra quando scalcia fa venire i terremoti. Quindi paradossalmente una delle rare leggende per le quali il terremoto è di fatto un atto d'amore, ma ciò non significa che quando viene il terremoto devi fare esattamente quello che avete visto fare a quei signori prima. Un comportamento individuale e sociale corretto è quello che serve. Per concludere la carrellata etnica potremmo riassumere con le parole del noto opinionista di Radio 2 che il terremoto è prevalentemente un problema di uomo bianco, perché se voi mettete una tenda sulle montagne rocciose difficilmente il terremoto vi farà alcunché. C'è un meraviglioso filmato fatto in un campo da golf in California mentre arriva un terremoto di magnitudo 6 e 5, si vedono gli alberi che scuotono un attimo, cadono due pesche dagli alberi ed è finita lì. Cioè il terremoto per la natura è quello, e se voi costruite una casa fatta male sul terreno sbagliato la casa viene giù, ma non è un problema della natura. Il terremoto è il meno naturale di tutte le catastrofi naturali. Un'eruzione vulcanica o un maremoto uccidono piante e animali, un terremoto di per sé no, fa danni solo alla specie umana. Quindi il terremoto è una catastrofe sostanzialmente culturale. Questo significa però che è un grosso problema per ragionarci, perché non è solo un fatto di fisica, io vi spiego le onde e abbiamo capito tutto. Uno dei grossi problemi che noi abbiamo è che quello che noi definiamo comunemente rischio sismico è dato da tre pezzi: la pericolosità, la vulnerabilità e il valore esposto. La vulnerabilità è una cosa che riguarda gli ingegneri, è la propensione che ha un edificio o un oggetto a subire danni, quindi è più o meno vulnerabile a parità di moto sismico. Della pericolosità ne parleremo abbondantemente oggi, il problema grosso è il valore esposto. Cioè se io devo dire che due posti sono uno più o meno a rischio dell'altro, devo anche stabilire qual è il valore che c'è. Il problema è come paragono il valore intangibile della vita umana col valore tangibile di altre cose. Paradossalmente una città orribile ma popolata di tantissime persone la devo considerare più preziosa che non una cattedrale dove però per la maggior parte del tempo non ci sta nessuno, anche se un bene inestimabile. La nostra cultura ci porta a pensare di sì, in altri posti no. Uno dei problemi per cui in Italia sarà difficilissimo fare l'assicurazione è che se vi andate ad assicurare negli Stati Uniti il vostro valore da vivi o da morti non è mica uguale in quanto esseri umani, quindi voi pagate l'assicurazione in ragione di quanto valete. Quindi se voi assicurate una casa a Los Angeles il terremoto è lo stesso, magari la vulnerabilità dell'edificio è lo stesso, ma se dentro ci abita una famiglia di 8 portoricani o una stella del cinema, per loro fa una grossa differenza, il valore monetizzato è diverso. Per noi è uno shock culturale, però in molti posti si dà un valore monetario e sulla base di quello si prendono le decisioni, visto che il terremoto è un problema umano. Da un punto di vista filosofico invece introduciamo un concetto interessante che è quello della probabilità. Di probabilità ne parla anche Pangloss a Candido quando arrivano a Lisbona e c'è appena stato il terremoto. Il povero Candido si becca un pezzo di
casa in testa, è lì che crede di morire e quindi chiede a Pangloss di soccorrere. Pangloss si mette a filosofare dicendo: ma l'anno scorso c'è stato a Lima, quest'anno a Lisbona, ci sarà una striscia di zolfo sotterranea da Lima a Lisbona. E il povero Candido, che è lì che chiede soccorso, dice: non c'è niente di più probabile, ma datemi soccorso. E Pangloss dice: come è probabile? La cosa è evidente e io la sostengo. Cosa vuol dire che una cosa è probabile? Allora, in Italia noi abbiamo un gravissimo problema con le probabilità e con la statistica in genere, no? Fino ai tempi di Trilussa, che faceva notare come se mediamente mangiamo un pollo a testa, ma io ne mangio due e tu zero, io ingrasso e tu muori di fame, per quanto mediamente abbiamo mangiato un pollo a testa. Bene, in Italia un grosso problema è fare capire un concetto estremamente semplice ai cittadini, e che è questo. Se voi siete il capo della protezione civile nazionale, sapete che in Italia c'è il 20% di probabilità che ogni anno venga un terremoto distruttivo, cioè vuol dire che in media ogni 4-5 anni un terremoto di questo tipo viene. Verrà sul Pollino, verrà in Emilia, verrà l'Aquila, da qualche parte viene. Allora, se voi siete la persona che deve comunque predisporre mezzi soccorsi, ripristino e curarsi poi dei decreti per la ricostruzione, eccetera, non vi importa dove viene, avviene sul territorio nazionale ogni 4-5 anni. Prendete una regione, quella io dove insegno, ha delle belle risorse, c'è tanto petrolio, ha tanti terremoti, però è piccolo, è una delle 20 regioni d'Italia, è più sismica di tante altre, quindi la probabilità non è un ventesimo e quindi non è l'1%, è il 3%, è un po' più alta. Ma se voi andate dal governatore e gli dite: beh, potremmo investire tutte le royalties del petrolio in edilizia antisismica, quello vi guarda e dice: ma il 3% non è tanto, no? Ci sono altre 19 regioni, vuoi che capiti proprio a me un terremoto l'anno prossimo? Se andate dal sindaco della città capoluogo, Potenza è una città che è stata distrutta 4 volte storicamente in poco più di 600 anni, beh, per lui è ancora peggio, perché la probabilità in città è lo 0,5% per anno. E il sindaco vi dice: io ho il problema dei trasporti pubblici, della raccolta differenziata, devo tappare le buche per strada tutti i giorni. Quindi una cosa che ha lo 0,5% di probabilità mi sembra bassa e quindi non faccio niente. Vuoi che capiti proprio a me? Allora, vedete che il problema della probabilità è che è un aspetto soggettivo quando si parla di rischio, perché la gente gioca normalmente a Super Enalotto, dove la probabilità di vincere è 1 su 10 miliardi. Quindi ci vogliono milioni di italiane che giochino schedine per decine di settimane perché finalmente esce il benedetto jackpot. È estremamente improbabile vincere. Ma il ragionamento qual è? Siccome qualcuno poi vince, perché non potrei essere io? Piccolo investimento, grande guadagno, ci credo. Invece devo fare un grande investimento per rendere sicura dal punto antisismico una città, a fronte a una piccola probabilità che tocchi a me. Il problema è che se tutti pensano: tanto non tocca a me, e lo pensiamo in 50-60 milioni di abitanti quanti siamo, il giorno in cui tocca a qualcuno nessuno ha fatto niente per ridurre il rischio e tutti quanti abbiamo due scelte: o tiriamo fuori i soldi e ricostruire dopo un terremoto costa tanti soldi, oppure lasciamo le cose come stanno, che è esattamente quello che sta succedendo all'Aquila in Emilia, perché senza una tassa di scopo o senza un pezzo di finanziaria dedicato a ricostruire non ci si fa. L'ultima volta in Italia è stato fatto per l'Umbria, è stato l'ultimo grosso terremoto per il quale è stata fatta una legge ad hoc, il 25% della finanziaria del 1987 è andato per la ricostruzione. In Emilia stiamo perdendo quasi l'1,5% del prodotto nazionale lordo per fermo di impianti eccetera, e non ci sono i soldi per ricostruirli. È inutile che voi dite: ti faccio uno sgravio fiscale sulle tasse dei prossimi 20 anni, non hai più nulla che produci, quindi tu pagherai zero di tasse e il 15% di zero è zero. Però è una cosa alla quale dovremmo pensare tutti. Dovremmo pensare anche a un'altra cosa, in questi giorni se ne sta discutendo perché è un aspetto un po' sgradevole. Quando uno vi dice in media, i terremoti sono degli oggetti strani, per cui non è vero che se io vi dico che i terremoti, quelli veramente catastrofici, quelli stile Friuli, stile Irpinia, ne viene uno in media ogni 15 anni, non è che una volta 14, una volta 16, una volta 15. È che una volta è 0 e una volta è 100, cioè ci sono stati due terremoti fortissimi nello stesso anno e una sola volta nella storia in Italia ne sono passati 100 anni tra due terremoti di questo tipo. Allora, uno come fa a regolarsi di fronte a una cosa di questo genere? È sgradevole, perché vedete, dal terremoto dell'Irpinia, che è della classe, diciamo, di quelli veramente catastrofici, sono passati 33 anni. Significa che da qualche parte in Italia uno di questi terremoti ha una probabilità di venire che è molto alta. Perché se vedete 30 anni tra due terremoti,
arriviamo al 90%, vuol dire che in passato, in tutta la storia che conosciamo, solo una volta su 10 è passato più tempo di così, di quanto ne sia passato adesso. E questa è una statistica buona, è fatto prendendo tutti i terremoti dall'anno 1000, però molto probabilmente prima del 1600 ce ne siamo persi tantissimi. Se rifacciamo questo conto oggi, scopriamo che oggi come oggi è il periodo, il secondo periodo più lungo della storia, perché è capitato soltanto una volta tra il terremoto del Belice 68 e il terremoto dell'Irpinia 1930, che sono passati più di 33 anni tra due terremoti catastrofici. Quindi noi stiamo facendo una scommessa contro un signore che ha 9 probabilità di 10 su vincerla. L'anno prossimo, l'anno successivo saranno 91 su 100, l'anno dopo saranno 92 su 100 e così via. Quindi capite bene che ci si preoccupa di quello che può succedere, perché succederà prima o poi. Il problema è che noi sulla previsione invece siamo estremamente indulgenti. Allora, questa vi sembrerà una scena da commedia dell'arte, ma vedete che non lo è. Se voi leggeste la seguente notizia, che il dottor Balanzone a Bologna ha previsto la forte colica renale di Don Beppe in un modo impressionante, aveva parlato di calcoli alla cistifellea per il mese dopo, però potremmo discutere se è utile o non è utile, ma si trattò di previsione. Ricordo di aver letto io stesso il suo avviso di colica imminente su un articolo del bollettino parrocchiale. Vi mettereste a ridere. Vi mettete meno a ridere quando un signore vi scrive un'email di questo tipo: lo studioso Giuliani all'Aquila ha previsto la forte scossa di terremoto in modo impressionante. Non ha saputo indicare l'ora e l'epicentro, e quindi si può discutere dell'utilità di tale previsione, ma di previsione si trattò. Ricordo di aver letto io stesso il suo avviso di forte sismo una settimana prima che si verificasse. La gente è convinta di questo, cioè che è bello prenderci quasi. È come se voi andate, giocate la roulette, ma anziché 30 esce 31. Non vi pagano perché ci avete quasi preso. La regola è: ti pago se esce il numero che hai puntato. Allora, se io vi dico che viene un terremoto in questa città entro questa settimana e di questa magnitudo, e viene in una città a 80 km 15 giorni dopo e di un'altra magnitudo, non ci ho quasi preso, ho sbagliato. Invece i giornali, la stampa, tutto quanto ritengono che questo sia quasi prenderci. E la cosa grave è che questo sposta il dibattito se è possibile o impossibile prevedere i terremoti, e nessuno si pone la domanda: ma è utile? Perché tutti danno per scontato che se prevedessimo i terremoti saremmo a posto. Ma che cosa prevediamo di un terremoto? Questo è il terremoto dell'Aquila. Se riuscissimo a spegnere la luce, forse guadagneremmo un attimo di visibilità. I pallini gialli indicano le zone dove ci sono stati danni, è il cosiddetto sesto grado della scala Mercalli, cioè dove iniziano ad esserci lesioni agli edifici. I pallini arancioni vi indicano che il danno è più forte, settimo grado. I pallini verdi vuol dire che non è successo niente. Rosso, viola, viola scuro vuol dire guai sempre più grossi. Bene, vedete quella stella nera? Quello è l'epicentro del terremoto dell'Aquila. Allora, la prima cosa che uno nota è che è curioso, perché tutti i danni stanno tutti da una parte rispetto all'epicentro e non c'è niente da questo lato. È un po' diverso da quello che ci fanno vedere sempre i giornali, dove ci fanno vedere il sassolino che cade nello stagno con tutte le onde belle concentriche. Non è mica fatto così un terremoto. Oh, grazie. Non è mica fatto così un terremoto. Vedete che qua a 5 km dall'epicentro non è successo niente. Quel punto arancione giù in fondo, vicino a Sulmona, è un paese che si chiama Goriano Sicoli, è crollata la scuola. E per fortuna erano... Che è successo? No, perché ho preso contro questo, si è staccato il... Aspetta, facciamo quello, eh. C'è il trucco. Adesso PC fa la presentazione, se c'è, non ho bisogno di mettere fuori la presentazione. Rimetterla. Ok, perfetto. Quindi vi dicevo, qua siamo a 45 km dall'Aquila ed è crollata la scuola. Per fortuna era 3 di notte, non c'era nessuno dentro. Quindi uno dice: bene, ho previsto il terremoto, ma cosa ho previsto in realtà? Perché se qualcuno si ricorda, la previsione era stata per Sulmona. Uno può dire: beh, facciamo una bella cosa, prendo un compasso, misuro un terremoto di questo tipo
in che area ci sono dei danni abbastanza forti e, parola orribile che piace molto, evacuiamo tutti gli abitanti dell'area. Non si sa dove li mettiamo e per quanto tempo, ma li spostiamo. Peccato che se io avessi fatto lo stesso giochino, per cui prendendo un raggio esattamente uguale alla distanza fra l'epicentro e, diciamo, i danni grossi che hanno causato crolli, mi metto su Sulmona e faccio lo stesso cerchio, scopro che tutti quei punti viola, che sono quelli tipo Onna, dove sono morte decine e decine di persone, non li avrei evacuati. Uno dice, beh, pigliamo un raggio largo al doppio, certo, facciamo 100 km, così arriviamo direttamente alla periferia di Roma, evacuiamo 1 milione di persone a questo punto, perché noi non sappiamo all'interno di questo cerchio da che parte arriverà il terremoto. Più uno ci pensa, più pensa che costruire bene forse sarebbe un'opzione più intelligente che fare una cosa del genere. Perché vedete, tutti quelli che dicono, ah, non c'è un piano di evacuazione, certo che non c'è. In Italia i piani di evacuazione ci sono per i paesi sotto l'Etna, per quelli vicino al Vesuvio. Si sa quanti abitanti ci sono, ogni comune è gemellato con un comune da qualche altra parte, ogni tanto fanno l'esercitazione, pigliano le persone col pullman, li spostano nell'altro comune, vedi quanto tempo ci metti, quella è un'evacuazione. Ci vuole un piano, vuol dire che prendo te, ti do un mezzo e ti porto da un'altra parte. Non vuole dire, beh, uscite tutti di casa e andate per strada, perché non è una mossa molto intelligente. Il guaio è che non è il terremoto dell'Aquila che si comporta così, è che tutti i terremoti si comportano così. Questa è tutta la sequenza dell'Emilia, tutte le stelline nere sono gli epicentri dei terremoti e qua, anziché, diciamo, a puntini, è fatta a colore continuo, quindi le zone rosse e viola sono quelle dove ci sono stati i danni maggiori. Vedete che neanche farlo apposta, vicino agli epicentri ci sono pochi danni. La maggior parte degli dei danni si è concentrata lontano dagli epicentri. Quindi prevedere le conseguenze di un terremoto non è una cosa tanto semplice. Ma la buona notizia è che questo lo sappiamo fare. Mentre non sappiamo dire quando verrà una di queste stelline, potremmo dirvi che San Carlo, per una serie di motivi che poi vi faccio vedere, è più pericoloso di altri paesi che gli stanno vicino. Quindi non mi interessa sapere quando verrà il terremoto, ma il giorno che sarà, lì sarà peggio abitare da quelle parti. Se parlo male del radon, ne parlo con conoscenza, perché adesso sembra che il radon sia una novità assoluta. Con alcuni colleghi nel 1995 pubblicammo dei dati che, come vedete, andavano dall'86 al 90, e beh, insomma, a me l'università ha insegnato che i lavori scientifici si scrivono così, non ti faccio vedere solo quando ci prendo, ti faccio vedere cosa succede sempre. Allora uno scopre in maniera abbastanza interessante che il radon è un oggetto che, vedete qua, c'è stato un discreto aumento del radon, sono questi puntini neri, poco prima di questi triangolini che sono una sequenza di terremoti in Emilia-Romagna. Peccato però che qua ci sono stati dei terremoti e prima di radon non ce n'è stato affatto, e cosa ancora più curiosa, i terremoti sono stati qua e il radon lo vediamo dopo. Perché quello che noi sappiamo da molto tempo del radon è che è una cosa che è vagamente correlata all'attività tettonica, ma purtroppo ha la stessa proprietà che diceva Francesco Guccini, una famosa canzone riguardo all'aspirina. Diceva che l'aspirina è il migliore anticoncezionale, che non si prende né prima né dopo, si prende invece per via del mal di testa. E quindi l'iron è uguale, a volte ci prende prima, a volte ci prende dopo, a volte ci prende invece. E quindi non è una cosa per il quale noi possiamo prendere e cacciare fuori di casa centinaia di migliaia di persone, perché una volta ci abbiamo quasi preso sbagliando di 80 km di 15 giorni. Questo è il problema che forse bisognerebbe spiegare ai sindaci, che invece ritengono che piuttosto che costruire bene è meglio affidarsi al radon. Invece vediamo una cosa che in Italia siamo molto bravi a fare tutti quanti, dal nord al sud, che è girare attorno alle regole. Allora, in Italia si inizia a classificare il territorio come sismico, a dire alle persone dovete costruire in una certa maniera dopo il 1908. C'erano stati due terremoti, uno nel 1905 e uno nel 1908 tra Calabria e Sicilia, e quindi si inizia a dire bene, classifichiamo i comuni in una certa categoria. Vedete, c'è una serie di terremoti di magnitudo 7, 6 e 5 che avvengono in un periodo estremamente breve, per cui capita a Vezzano, poi capita a Montagnata, capita alla costa romagnola, marchigiana, capita il terremoto del Mugello, capita il terremoto della Garfagnana, e quindi tutte queste zone vengono via via classificate sismiche. È un po' correre dietro ai buoi dopo che se ne sono scappati, cercando di chiudere inutilmente la stalla, perché lì il terremoto c'è appena stato, no? Vedete, se noi la guardiamo dal nostro punto di vista,
questa mappa del 1927, diremo: to che strano, non c'è nel Friuli né l'Irpinia, che sono i due posti ai quali noi adesso pensiamo come due posti estremamente pericolosi, perché il terremoto c'è stato da poco. Ma difatti la natura vede e provvede, perché negli anni immediatamente successivi viene un terremoto al confine fra Bellunese e Pordenonese, un altro terremoto in Friuli e un terremoto in Irpinia di magnitudo 6.7. Quindi tutte queste zone vengono classificate. Però, e qua compare il genio italico, vedete quelle aree blu? Sono aree declassificate. Vuol dire che qualcuno ha detto: bene, ci avete dato i soldi per la ricostruzione, abbiamo ricostruito, adesso basta. Adesso torniamo a costruire come si faceva prima. Perché dovremmo continuare ad avere delle regole di costruzione? E vedete, la motivazione è estremamente contemporanea. 1938, un senatore del Regno chiede che venga tolta la classificazione nella zona del Terminino, perché l'assoggettamento a tali norme costituisce un notevole intralcio allo sviluppo di quella zona eminentemente turistica. Quindi la sicurezza va contro il guadagno. E quindi fra le due cosa scegliamo? Il guadagno, ovviamente, non la sicurezza. Ma la cosa più divertente di tutte, che se leggete, è la perfida motivazione che questo signore dà alla sua richiesta. Perché dobbiamo togliere la classificazione? Perché i danni causati in quella zona dal terremoto di Avezzano furono minimi e imputabili più che altro alla cattiva costruzione delle case. Geniale! Cioè, tu sai che i danni ci sono stati perché le case erano costruite male, c'è una legge che dice che le devi costruire meglio e tu che cosa fai? Chiedi di costruirle peggio. Bene. Che cosa si fa? Tutti a declassificare, perché purtroppo quel periodo che vi dicevo, la statistica è curiosa per questo, in cui c'è stato un lungo periodo senza terremoti, ben 38 anni, è fra il 1930 e il 1968, il dopoguerra e gli anni della ricostruzione. Quindi il terremoto scompare dall'agenda pubblica italiana esattamente nel momento in cui vengono edificate il maggior numero di case tutt'oggi abitate dagli italiani. E questo non è un problema da poco. O meglio, sarebbe stato un problema risolvibile se avessimo fatto i bravi, cioè se tutti quelli che erano stati classificati fossero rimasti in zona classificata sismica. E invece la gente chiede di uscire dalla classificazione sismica. E in questo, vedete, dalle isole della Sicilia, passando per l'Irpinia, il Lazio, le Marche, l'Emilia, la Toscana e arrivando fino in Veneto e Friuli, tutti quei puntini blu vi dicono che qualcuno è andato a Roma e ha detto: per favore, ci togliete dalla classificazione sismica? E la motivazione è sempre quella. L'intera costa romagnola marchigiana ha tutti gli alberghi costruiti in normativa non antisismica, perché? Eh beh, perché il citato decreto costituisce un notevole intralcio allo sviluppo edilizio di quella zona in cui vari centri sono importanti stazioni balneari. Quindi fateci il favore di farcele costruire male le case. E se il guadagno pare una motivazione poco nobile, ci mettiamo sulla tenti di fronte alla patria. Comune di Vittorio Veneto, 1947, l'assoggettamento alle norme sismiche costituisce un notevole intralcio alla costruzione di nuovi fabbricati in un momento in cui è maggiormente sentito il bisogno di nuovi alloggi. C'è stata la guerra, le case sono state parzialmente distrutte e quindi come le ricostruiamo? Male, giustamente, perché dovremmo costruirle bene? Chiediamo di essere declassificati. Poi però cosa succede? Succede che la statistica si riporta in pari e quindi c'è un periodo di pochi anni in cui avvengono, tutti si ricordano il primo e l'ultimo di questa sequenza, il terremoto del Friuli e dell'Irpinia, ma vedete ci sono stati in mezzo altri quattro terremoti tra l'ottavo, nono e nono grado che hanno fatto tutti i danni e vittime. Dopo una sequenza di questo genere qualcuno si rende conto che beh, forse è il caso di smetterla, dovremmo costruire bene ovunque in tutta Italia. Quindi che cosa si fa? Si fa una carta nella quale si dice: bene, non guardiamo più in faccia nessuno, adesso studiamo veramente la statistica dei terremoti, lo sappiamo fare, stabiliamo qual è la probabilità che vengano dei terremoti e stabiliamo tre zone di pericolosità. Quelle rosse sono le più pericolose, vedete la punta della Calabria, il Friuli, l'Irpinia. Quella arancione e quella di seconda categoria, e poi c'è la terza categoria, che questa mappa sembra quei giochini della settimana enigmistica, riuscite a vedere dov'è? Se non ci riuscite ve lo dico io, è solo qui e qui. Perché il legislatore che cosa fa? Dice: beh, lì c'è appena stato un terremoto, diamo i soldi per ricostruire, mica possiamo dire che quelle zone non sono sismiche, il terremoto ha appena fatto danni, quindi stabiliamo come terza categoria
una pericolosità equivalente a quelle zone appena danneggiate da terremoto Irpinia Basilicata, ma non nel resto d'Italia. Le zone grigie del resto d'Italia si sapeva che erano pericolose, però qualcuno ha detto vabbè, ma costerebbe troppo classificarle tutte. Per cui classifichiamo solo quelle dove stiamo ricostruendo adesso post terremoto. Passano un po' di anni e un gruppo di colleghi dice beh, però non si può andare avanti così, facciamo una classificazione seria, che è quella che vedete di là, dove tutta l'Italia, a questo punto quasi tutta l'Italia, viene classificata e viene presentata nel 1998. Rimane nei cassetti del Ministero 5 anni, esce nel 2003, ma non per caso. Esce per un motivo molto semplice, perché purtroppo il 30 ottobre del 2002 crolla la scuola di San Giuliano e qualcuno si rende conto che il comune di San Giuliano non era classificato nella vecchia carta, ma sarebbe stato classificato nella carta che era stata proposta nel 1998. La scuola di Reno Noto è stata riprogettata nel 2000 e quindi se qualcuno avesse tirato fuori quella carta un po' prima, il comune di San Giuliano sarebbe stato classificato sismico, la scuola sarebbe stata riprogettata in maniera antisismica, cosa che non è successo. Dopodiché arriviamo ai giorni nostri e vi faccio vedere solo la parte che vi interessa. Questa è la classificazione attualmente vigente e, come vedete, la pedemontana veneta non se la passa benissimo, anche perché arriva a dei livelli di accelerazione che sono compresi, scusate il termine tecnico, fra il 15% e il 20% dell'accelerazione di gravità. Una casa ovviamente costruita per reggere il proprio peso e quindi tutte le strutture verticali reggono ben più dell'accelerazione di gravità, ma non è fatta per reggere delle spinte laterali, che sono quelle che le dà il terremoto. È estremamente più vulnerabile a spinte di questo tipo. E quindi questo è il parametro che utilizzano gli ingegneri per progettare le case. Altro particolare tipicamente italiano. Vedete che la zona dell'Emilia, quella colpita, era classificata sismica. Però abbiamo inventato una cosa che vi assicuro spiegare agli stranieri è difficilissimo, non c'è la parola nel vocabolario. Avevamo le leggi covigenti. È come se voi arrivaste in autostrada e c'è scritto 130, ma anche 110. Voi cosa fate? I 130, tanto vi hanno detto, sono uguali. Bene, noi per tutto il periodo dal 2003 al 2009 abbiamo avuto una classificazione delle norme tecniche covigenti. Cioè avevamo delle norme tecniche più severe. Però la legge diceva al progettista, ai fin dei conti, se vuoi continuare a progettare con quelle vecchie, fai pure. Siccome quelle vecchie erano meno severe e costava di meno, secondo voi la gente che cosa ha fatto? Quindi capannoni in Emilia Romagna tirati su in questo periodo sono venuti giù, non perché non avremmo potuto progettarli bene, ma perché coscientemente qualcuno ha deciso di risparmiare nella progettazione del capannone stesso. Ma non è che noi le cose non le sapevamo. Allora, capite bene che le mappe di pericolosità sono uno strumento estremamente potente. Potremmo fare di meglio, vi faccio vedere l'esempio di Bassano del Grappa, potremmo investire molto in ricerca storica. L'Italia è un paese che ha delle grossissime fonti storiche ed è abbastanza curioso che vedete, prima del terremoto di fine del 1600 che ha colpito l'Asolano, a Bassano del Grappa non risulta nessun documento storico che porti notizie di terremoti. Abbastanza improbabile, sicuramente ci saranno stati dei terremoti, sicuramente saranno stati risentiti, i documenti sono finiti chissà dove, ci vorrebbe la santa pazienza di qualche storico che si mette archivi, fondi notarili, fondi ecclesiastici e ritrova le notizie sui terremoti del passato. Altrimenti quella che noi vediamo rischia di essere sempre una stima per difetto della sismicità reale dell'Italia, perché ci mancano le informazioni. Neanche a dirlo, le ricerche costano e quindi non c'è bisogno che vi dica cosa hanno pensato in questi anni tutti i governi dei costi della ricerca. L'importante non era ovviamente investirci, ma era togliere qualcosa. Questa è la mappa dell'intensità del terremoto che vi dicevo di fine 600, che è avvenuto appunto tra nell'Asolano, grosso modo, nella zona del Montello, più o meno come epicentro, però vedete con dei grossi risentimenti, poi anche nella valle del Piave e risentito fino a Treviso, Cittadella, Conegliano, risentito intendo che ha fatto danni, settimo grado, diciamo quelli che vedevamo prima nella zona dell'Aquila. Quindi è evidente che qua sicuramente anche molti altri paesi che stanno qui in mezzo avranno molto probabilmente subito dei danni, ma la stessa cosa che forse avete notato nella carta dell'Aquila, vedete che anche a breve distanza cambiano di molto le intensità.
E questa è un'altra cosa sulla quale bisogna lavorare per ridurre il rischio dei terremoti. Perché questa è una cosa che ogni singolo comune può fare, in questo tutti i cittadini sono importanti nel richiedere ai comuni che lo facciano. Allora, questa carta è un esempio che viene citato spessissimo dai sismologi per fare vedere quelli che si chiamano la persistenza degli effetti di sisma. Cioè, vuol dire che un determinato posto ha delle caratteristiche geologiche, di forma, eccetera, per cui le onde vengono intrappolate in qualche modo, per cui vengono amplificate e causano più danni. Questo paese, Muro Lucano, in Basilicata, nel 1700, il re di Napoli decide di avere un atlante di tutte le sue proprietà e manda due cartografi, degli architetti, per il regno e gli dite: fatemi una veduta dei possedimenti che ho in tutto il regno. E questi tornano con queste vedute di tutti i paesi, nelle quali gli riportano la sede del vescovo, il seminario, il monastero, il castello, eccetera, eccetera. Bene, la cosa interessante è che qua c'è appena stato un terremoto, pochi anni prima, e i due che arrivano e fanno questa veduta ci restituiscono una visione abbastanza interessante, perché vedete, ci sono molte chiese, anche piccole, porte civiche e altri edifici, che sembrano a posto, quindi o non sono stati danneggiati o i danni sono stati così piccoli che in poco tempo sono già stati riparati, mentre invece 4-5 anni dopo il terremoto loro vedono ancora questo, tutte queste rovine delle mura del castello e di alcuni edifici, tutti sotto il rione castello. Era la zona più danneggiata dal terremoto, dove il terremoto aveva fatto i danni più gravi. Passano quasi 300 anni, viene il terremoto del 1980 e la parte del paese che si danneggia maggiormente è esattamente la parte sotto il castello. Uguale, a distanza di 300 anni non è cambiato il modo in cui si sono distribuiti i danni. La buona notizia è che noi queste cose le possiamo sapere prima. Abbiamo tutti gli strumenti e la tecnologia, per fortuna adesso, per renderci conto, per studiare quali sono le situazioni che danno questa amplificazione delle onde sismiche. Quello che vedete qua è un paese, si chiama Navelli, è in provincia dell'Aquila, e sopra vedete la registrazione dello stesso terremoto in due punti diversi del paese. Quello sulla sinistra è la parte che vedete qua, quindi la parte in roccia del paese, case vecchie ma costruite sulla roccia. L'altro invece è stato registrato qui, in questa piana alluvionale, dove ci sono costruzioni in cemento armato che hanno avuto forti danni. Quella che vedete sovrimposta alla figura si chiama tomografia geoelettrica, una specie di radiografia con la quale si può studiare una sezione del terreno in profondità. È un po' più scomodo che fare una tomografia a raggi X, perché il paziente non gli possiamo girare intorno, possiamo stare solo da un lato e quindi dal punto di vista della risoluzione del problema è un po' più complicato, ma riusciamo a vedere cosa c'è sotto. Allora, quel verde giallo vi dice che è il calcare che continua nel sottosuolo, quella roba ciano blu invece sono dei sedimenti fini pieni d'acqua. Non sono il posto migliore dove andare a costruire, tant'è che noi possiamo fare delle prove che si chiamano misure di amplificazione sismica, prove di risonanza, che ci restituiscono due aspetti completamente diversi. Queste due curve sono due grafici di una misura che richiede non più di 10 minuti e che può essere fatta su due terreni e vi fa capire quale dei due è un terreno migliore. Poi si possono fare anche cose più complicate, ma alla fine non siete sorpresi quando viene il terremoto e i due sismogrammi registrati sono quelli. Vedete, non c'è bisogno di essere un sismologo per rendersi conto che quello di destra è almeno ampio il doppio e lungo almeno due volte tanto. Immaginatevi quindi che un edificio che sta nella parte bassa rispetto alla parte alta ha dovuto sopportare un'ampiezza di oltre due volte e mezzo per una durata più del doppio. È chiaro che o lo costruite molto bene un edificio o lo mettete in guai seri. Come vi dicevo, la buona notizia è che non solo noi abbiamo le tecnologie per farlo, ma udite udite abbiamo i soldi per farlo, perché esiste un programma nazionale, ovviamente fatto dopo il terremoto dell'Aquila, perché in Italia niente come un terremoto fa andare avanti gli studi sui terremoti, per fare quelle che si chiamano mappe di microzonazione sismica. Quindi vengono studiate, questo è un comune del Veneto, qua vicino al lago di Santa Croce, per il quale vedete la mappa del paese con sovrimposte queste aree a vario colore indicano la maggiore o minore predisposizione all'avere danni il giorno in cui ci dovessero essere dei terremoti. Quindi in una pianificazione urbanistica se ne può tenere conto per decidere di andare a costruire dove i terreni sono più sicuri. Perché se costruiamo dove il terreno è migliore, l'ingegnere deve mettere meno rinforzi, quindi si risparmia.
Questo è vero per le opere pubbliche, ma è vero anche per i cittadini. Il problema è che il rapporto medio del cittadino con l'amministrazione in questi casi era chiedere la deroga al piano regolatore perché c'è il terreno ereditato dallo zio Beppe in località Padule, angolo via Sabbioni, e dici guarda già il nome fa capire che non è un posto meraviglioso, sì ma io ho il terreno lì, perché non lo mettiamo nelle zone edificabili? Questo è il rapporto medio del cittadino con la pubblica amministrazione. Se non togliamo questo circolo vizioso, noi continueremo a costruire male nei posti sbagliati e i terremoti continueranno a fare danni. Questo per quanto riguarda i terremoti naturali, quindi quelli che vengono senza che noi possiamo farci niente se non prevenire, e che non è poco, è molto più che niente. Nel titolo c'era la promessa di parlare di terremoti antropici e finiremo con quelli immaginari. Allora, una cosa che molte poche persone sanno è che in realtà l'uomo può effettivamente indurre sismicità con tutta una serie di attività, principalmente bacini idroelettrici, miniere, ma anche estrazione di idrocarburi o impianti geotermici. La cosa è abbastanza nota, tant'è che l'Associazione Sismologica Internazionale ha proprio un gruppo di lavoro che fa solo questo di mestiere, studia la sismicità indotta. Banalmente, io sono stato a una conferenza ad aprile a Vienna, c'erano 70 lavori da tutta Europa e anche da fuori Europa presentati su vari studi di sismicità indotta dall'uomo. In Italia non ne parla nessuno. Sono stati pubblicati 7 articoli in 50 anni e la cosa curiosa, non è stato pubblicato nessuno tra il 1964 e il 1994. Per 30 anni questo argomento è sparito dagli studi in Italia. Perché? Perché sono giusto 50 anni quest'anno dalla tragedia del Vajont. E nel 1964 un geofisico che si chiamava Caloi, che era il geofisico principale, si chiamava, dell'allora Istituto Nazionale di Geofisica, pubblicò una serie di articoli in cui vi faceva vedere come si sarebbe potuto evitare la tragedia del Vajont, perché c'erano dei terremoti indotti dall'innalzamento del livello della diga che si stavano concentrando nella zona dove poi ci fu la frana di Monte Tocca. Lui aveva fatto un lavoro analogo, c'era la sismicità che era stata avvertita presso la diga di Pieve di Cadore, anche se l'esito non fu così catastrofico. Ci sono stati terremoti nelle aree minerarie con morti miniera di Rai, la cava del Predil, in Friuli Venezia e Giulia, e lui attribuisce anche un evento del 1951 a Caviaga intorno a dei pozzi per l'estrazione del metano. Questa è la mappa originale del lavoro del 1964, nella quale Caloi fa vedere come, vedete, questa è la diga del Vajont, questa è la zona dove lui vedeva gli epicentri che aumentavano e si concentravano man mano che il livello dell'acqua saliva nel bacino. Quella tratteggiata è la zona di distacco della frana. Evidentemente, forse, si sarebbe potuto fare qualcosa, tant'è che da allora è obbligatoria per tutti i costruttori di dighe mettere un sistema di monitoraggio sismico da 3 anni prima del raggiungimento del livello massimo d'invaso a 10 anni dopo il raggiungimento del livello massimo d'invaso. Ma i dati non sono pubblici, li vedono solo il proprietario della diga e l'ente di controllo. Dopo 10 anni il proprietario ha la facoltà di distruggerli, cosa che è stata regolarmente fatta. Quindi se io volessi dare oggi a un mio studente una tesi su questo argomento, non si può fare perché i dati sono praticamente spariti. La cosa interessante è che non sono spariti tutti, anzi adesso abbiamo molti dati e quindi succedono delle cose curiose. Io insegno all'Università della Basilicata e ricevo mensilmente la visita di qualche gruppo, di qualche giornalista che dice: ah professore, devo fare una conferenza perché l'estrazione del petrolio fa venire i terremoti. E uno gli dice: sì, teoricamente sì, esistono delle zone del mondo dove l'estrazione del petrolio ha fatto venire i terremoti. Purtroppo, guardate, che a fare venire i terremoti in Val d'Agri al momento è la diga. C'è una diga grossa che tutte le volte che viene riempita fa venire terremoti. Robetta piccola, magnitudo 1,5, 2, la popolazione ne sentirà 2 o 3 all'anno, però il problema è che è la diga che fa venire i terremoti, non è l'estrazione del petrolio. E io non ci posso fare niente, perché purtroppo bisogna fare capire alle persone che il mestiere del fisico sperimentale è analizzare i dati. Se i dati ti dicono una cosa, non puoi dire quello che la gente vorrebbe sentirsi dire. Allo stato attuale delle cose fa molti più danni nostra casta sola acqua che non il petrolio, io non ci posso fare niente. Poi uno può andare a dire il contrario, ma i dati purtroppo ci fanno vedere questo. La cosa stuzzicante è che non è mica vero che tutte le dighe inducono sismicità. Questa, la diga di Monte Cutugno, è la più grande diga in terra d'Europa, è una bestia alta oltre 250 metri e lunga
600-700 metri, è uno dei bacini più grandi d'Italia, non fa venire neanche un terremoto. Questa è la sismicità di 5 anni, credo, e non c'è un terremoto. La diga è stata riempita, svuotata diverse volte, ci sono stati dei periodi siccitosi per cui quell'enorme volume d'acqua è sparito, gliel'abbiamo rimesso dentro da capo e non ha fatto niente. L'altra diga è molto più piccola, tutte le volte che si riempie fa venire terremoti. Perché? Interessante argomento, ci sono varie tecniche di studio complicate, pure elasticità, interazione solido-fluido, eccetera. Fatto sta che avendo dati noi possiamo adesso studiare questa cosa e quindi stabilire qual è l'influenza dell'estrazione petrolifera, qual è l'influenza delle dighe o la non influenza delle dighe, ma almeno possiamo iniziare a parlare di questo argomento. Il problema è che adesso è nata una sorta di nemesi, perché per anni tutte le persone che avevano impianti di questo tipo negavano il problema, c'era un approccio negazionista di quelli terribili. Il problema non esiste, mai viene ammesso il problema. Se viene ammesso, c'è tutta una tecnica di comunicazione, per cui questo è un depliant che è preparato, Lender mi sembra, per uno stoccaggio romanengo, dove vedete si parla di microsismicità indotta, terremoti quasi sempre con una magnitudine inferiore a, causati prevalentemente dal movimento anche naturale di fluidi. Ma allora sono naturali o sono indotti? Cioè la gente non capisce niente. Allora, questo approccio negazionista per un po' ha funzionato e poi è successo un patatrac. Che quando voi alla gente gli dite che non succede niente, non succede niente, poi alla fine c'è qualcuno che dice no, adesso io le prove che è successo un disastro. E vi racconto questa storiella interessante per farvi capire qual è il problema che abbiamo nella comunicazione della scienza in Italia. Allora, nel 2009 io e altri colleghi di varie università veniamo richiesti dalla provincia di Modena di dare il nostro parere su un impianto di stoccaggio gas a Rivara, in provincia di Modena, vicino all'epicentro del terremoto. Nel 2009 noi consegniamo la nostra relazione dicendo secondo noi no, perché la zona è a rischio terremoti, c'è una faglia attiva e praticamente questo deposito non è un deposito standard come ce ne sono altri, ce n'è uno qui a Susegana con l'alto, sono dei depositi svuotati, cioè abbiamo trovato il metano, l'abbiamo tirato fuori tutto, adesso è rimasta una roccia porosa nella quale possiamo rimettere dentro il metano. A Rivara no, il metano non c'era proprio, non si sa da quanto non ci sia più stato, c'era dell'acqua. Quindi per mettere il gas bisognava spostare l'acqua. E l'acqua doveva finire? Se l'acqua va a finire sulla faglia non è cosa buona, perché la faglia viene lubrificata e inizia a fare terremoti. E quindi noi nel 2009 diciamo secondo noi no. E lo diciamo ai giornali, e come vedete nel 2009 pubblicano delle interviste dove diciamo la zona a rischio di terremoti, parliamo del rischio di liquefazione, altra cosa che quando è successa in Emilia le persone hanno detto non sapevamo che questa cosa esistesse. 3 anni prima uno, più che dirle ai giornali, non posso andare a bussare a tutte le porte dei cittadini della provincia di Modena per andarglielo a dire, no? Però lo stesso giornale non finisce mica qua. 2010 ripubblica altri articoli nei quali dice guardate che questi professori, Università di Modena, Università di Bologna, dicono che l'area è a rischio sismico, ci sono numerose faglie attive. 2010. 2011, quindi per 3 anni di fila, no, il Consiglio Provinciale approva la relazione della Commissione di Esperti e dice no per mancanza della sicurezza sismica e geologica del sito. Viene il terremoto e la giornalista della Gazzetta di Modena mi telefona e mi dice siete rimasti sorpresi? Scusi, ma se è 3 anni che vi diciamo che abitate sopra una faglia attiva? E questa dice, ah, ma noi avevamo capito che la faglia diventava attiva solo se costruivano un deposito del gas. E abbiamo detto, scusi, ma si rilegga gli articoli che lei ha scritto. Noi non abbiamo mai detto questo e lei non l'ha mai scritto. Ah, ma io avevo capito così e la gente ha capito così. Morale della favola, siccome la gente ha capito così, adesso il contribuente italiano spende un po' di soldi, non tanti, sono solo 50.000 euro, quindi nella baradana del terremoto, cosa vuoi che sia, per chiamare una commissione di esperti internazionali che deve rispondere alla domanda il terremoto è stato causato da un deposito? Siccome il deposito non c'è, non l'hanno mai fatto, non hanno neanche iniziato a farlo, è ovvio che la risposta è no. Però la gente ce lo chiede e quindi la Protezione Civile e la Regione Emilia-Romagna hanno preso questi esperti internazionali, si riuniscono la settimana prossima a Roma e diranno no, va bene, grazie di averci chiamato, questo è il nostro responso. Quindi i terremoti diventano immaginari. Quindi il paradosso è che noi abbiamo a che fare con un oggetto dal quale ci potremmo difendere
se lo conoscessimo, preferiamo ignorarlo quando ce lo spiegano, perché facciamo tutte le scaramanzie possibili, poi quando arriva diventa un oggetto mitologico. Tra parentesi, adesso c'è un'indagine della Procura di Modena a stile L'Aquila per dichiarazioni troppo rassicuranti da parte di alcuni esperti, non noi per fortuna, che avevano detto che il terremoto lì non sarebbe mai venuto. Noi come OGS ci piace nuotare contro la corrente, abbiamo chiesto dei finanziamenti, abbiamo messo su un progetto, c'è un sito, Storia Jazz, nel quale cerchiamo di spiegare nel nostro piccolo che cosa si fa in Italia, in Europa, come si progettano questi impianti, come si fanno. Se qualcuno se lo vuole andare a leggere, gli accessi sono praticamente zero, ma comunque l'argomento ovviamente non interessa, cerchiamo di spiegare un po' di cose sui terremoti. Però vi assicuro, è una fatica veramente enorme. Un'altra cosa che stiamo cercando di fare con la Protezione Civile Nazionale, ma mi sembra non verrà fatta abbastanza almeno per quest'anno, è mandare i volontari di Protezione Civile nelle piazze a parlare con la gente. Visto che la televisione non funziona, i giornali non funzionano, andiamo ad acchiappare le persone in piazza uno per uno. E quindi c'è un'iniziativa che si chiama Terremoto Io Non Rischio, di sicuro la fanno a Vittorio Veneto, perché l'idea qual è? E concludiamo letterariamente, visto che siamo in una libreria, dobbiamo utilizzare anche noi la tecnica del racconto di Natale di Dickens, no? Presente la storia, c'è il vecchio avaro impenitente che non si redime a nessun costo, ma si redime quando lo vengono a trovare gli spettri dei terremoti presenti, anzi dei Natali presenti, passati e futuri. Bene, noi vorremmo portare in giro lo spettro del terremoto futuro e agitarlo di fronte alle persone, perché imparando dai terremoti del passato riusciamo a fare qualcosa che ci salvi appunto nel futuro. E soprattutto per fare in modo che questa attenzione che c'è attualmente presente venga indirizzata in una maniera un pochettino più intelligente, perché ovviamente le persone sono sempre pronte a credere ai Maya, alle predizioni di Bendandi, al terremoto per Roma. Vi faccio notare che è stato notato il 25% di negozi chiusi assenza da lavoro a Roma l'11 marzo del 2011 per la famosa previsione del terremoto, la gente se n'è letteralmente scappata. Potremmo fare nel 2013 forse qualcosa di un pochettino più intelligente per difenderci dai terremoti, che ripeto, tornando a quei signori con il loro bicchiere di vino all'inizio del filmato, sono qualcosa da cui ci si difende se i comportamenti sociali e individuali sono quelli corretti. Chiudo raccontandovi un ultimo episodio, ho cercato il filmato ma non riesco a trovarlo nelle teche della RAI. C'è stata una sequenza sismica sul Pollino, al confine fra Basilicata e Calabria, che è iniziata nel 2010 e sta ancora andando avanti. Popolazione con i nervi piuttosto fior di pelle, c'è stata una scossa di magnitudo 5. Nell'anno prima di quella scossa è stato deciso di fare un'edizione speciale di questa campagna di informazione proprio per quelle zone, quindi i volontari sono andati in piazza, hanno spiegato ai cittadini che cosa dovevano fare, eccetera, eccetera. Poche settimane prima del terremoto, lo devo recuperare, la TG3 regionale manda il filmato di una signora intervistata dal giornalista che le dice: signora, come va con le scosse? Questa dice: un po' ci siamo abituati e poi abbiamo fatto quello che ci hanno detto di fare, abbiamo spostato tutti i mobili da vicino ai letti, abbiamo tolto la televisione, l'abbiamo fissata col nastro biadesivo, abbiamo staccato i quadri dalla camera del bambino, teniamo le scarpe vicino al letto e teniamo tutte le robe in una borsa. Viene il terremoto e, incredibile a dirsi, non si è fatto male nessuno, perché poi in Italia la gente pensa ai crolli, ma sapete quanta gente finisce in ospedale perché ruzzola per le scale, perché si è scordata di mettersi gli occhiali, perché nessuno pensa di lasciare gli occhiali vicino al comodino, o gente che la prima cosa che fa scappa a piedi nudi, becca un vetro di una finestra che si è rotta e finisce in ospedale con rischio di dissanguamento per un taglio in una gamba. Sono cose semplicissime che svuoterebbero di un terzo i pronto soccorsi dopo il terremoto. Bene, stavolta non si fa male a nessuno, noi tutti contenti di dire, beh, insomma, visto che qualcosa ha funzionato. Poi, oltretutto, buona parte delle case erano state risistemate per un terremoto nel 1998 e quindi uno dice, beh, vedi che ha funzionato, no? La mattina mi fanno un'intervista alla trasmissione della RAI, mentre sono lì che aspetto che il giornalista mi chiami, sento in cuffia che parla con una giornalista del telegiornale regionale e le dice, beh, allora com'è la situazione? E questa è tutta moggia, ma sono tutti con le macchine parcheggiate in ordine, non c'è nessuno per strada, dice che aspettano la Protezione Civile, hanno fatto... cioè, gli dispiaceva.
La giornalista doveva andare a trovare mamme con le vesti stracciate, i bambini al seno che vagavano urlando per le campagne. Quella era la notizia. Io vi assicuro, sono stato ospite lavorando in Emilia 10 giorni nel campo Costa Mirandola. C'erano i giornalisti che arrivavano alla guardieria del campo dicendo: avete degli ospiti anziani, dei bambini, li potremo filmare, sa, fanno più tenerezza, fanno più audience. Cioè venivano presi regolarmente a palate dei volontari, però questo è il modo in cui viene raccontato il terremoto. Come un qualcosa di patetico, purtroppo è capitato, è una fatalità. E cosa ci salva dalla fatalità? L'oracolo. La speranza di prevedere i terremoti è la stessa che avevano probabilmente i nostri antenati 2000 anni fa, no? Ci salverà l'oracolo, la volontà divina è un fatto tragico, non ci possiamo fare niente. Purtroppo o usciamo pesantemente da questa situazione o continueremo a guardare terremoti in Giappone e California domandandosi perché da loro non fanno danni o ne fanno molto di meno di quanti non ne facciano da noi. E questo è tutto per i terremoti reali, antropici e immaginari. Grazie e scusate ancora per il ritardo.